Mattinata in cava per gli studenti delle classi terze dell'Istituto per Geometri Bovara di Lecco. Nell'ambito del Cava Day, promosso da Confindustria Lecco Sondrio, Unicalce e Fassabortolo, hanno aperto le porte ai giovani del sito estrattivo e dell'impianto di produzione nel quartiere di Maggianico a Lecco. Questa visita è già il secondo anno che viene promossa. L'anno scorso si sono visti dei bellissimi risultati, i ragazzi erano soddisfatti, quindi insieme a Confindustria abbiamo deciso di riproporla alle scuole di Lecco in maniera tale da far vedere ai ragazzi quello che è la realtà estrattiva, quindi cos'è realmente una cava, come funziona e dove viene poi destinato il materiale che viene estratto dalla produzione. Si spiegherà come è il funzionamento di una cava, quindi la gradonatura, la perforazione, la macinazione del materiale che viene estratto, che passa per l'impianto, e quindi vedremo tutta la produzione che viene fatta dalla montagna arrivare al sasso che viene poi consegnato allo stabilimento e poi viene venduto direttamente. Oggi, in particolare per quanto riguarda Unicalce, vedremo tutta la parte dello stabilimento, quindi i cumuli di ricezione del calcare che viene estratto in Cavavaiolo Alta, quindi geograficamente più in alto rispetto allo stabilimento, tutta la parte della frantumazione secondaria, quindi frantumazione, vagliatura, suddivisione delle varie pezzature, stoccaggi, parte di carico forni e magari anche in particolare può essere interessante per i ragazzi, anche la cabina di conduzione dei forni, dove c'è tutta la supervisione impiantistica dello stabilimento. Abbiamo chiaramente la vendita del pietrisco, che rappresenta una parte abbastanza consistente del volume, diciamo, in gioco, e più che altro sono le pezzature che non vanno bene per essere cotte nei forni e quindi per ottenere la calce.